Signore e signori, buonasera. Ringrazio il presidente della Fondazione Casamarca, il professor Garofalo, per l'opportunità che mi dà di tornare con voi dopo la conferenza su Guardini e Schmidt per illustrare, come dire, un altro picchio, un'altra piccola parte dell'indagine che sto conducendo in questo periodo e che però questa volta è confluita in alcune idee assolutamente divulgative e come dire, suscettibili di approfondimento sulla figura di Winston Churchill. Come qualcuno ricorderà, avendo assistito all'intervento di qualche tempo fa su Guardini e Schmidt, io sto conducendo in questo periodo delle ricerche sull'opposizione al nazismo che mi portano ad approfondire il quadro immediatamente anteriore e contestuale alla Seconda Guerra Mondiale. Mi è stata data l'opportunità di scrivere un piccolo volume per una collana che si intitola I Signori della Guerra, una collana collaterale alla Gazzetta dello Sport, e questo volume di Winston Churchill è un po' il numero di lancio, è il primo numero. Una collana che non si occupa soltanto dei grandi condottieri, quali possono essere stati Rommel, Cesare, Alessandro Magno, ma anche di quei politici che hanno inciso con le loro intuizioni, con le loro scelte, sui grandi eventi bellici. Winston Churchill ne ha a pieno titolo di stare, possiamo dire, in una collana di volumi che si occupi di questo tema. Ma io non vi parlerò oggi nella nostra oretta di incontro solamente di Churchill in versione militare, cioè Churchill non sarà mai uno stratega o comunque appunto un condottiero di truppe, il suo fisico non glielo avrebbe consentito, peraltro, è comunque la sua immagine. Churchill io lo affronterei invece da un altro punto di vista, perché vedete, quando si studia qualcosa poi collateralmente o contestualmente, ditela come volete, emergono degli spunti di altro tipo che magari non rientrano nell'ottica dell'argomento cui strettamente ci si dovrebbe attenere. Cioè è stata l'occasione per una analisi a 360 gradi di questa figura. E quello che è emerso è che noi conosciamo un Churchill mitico o comunque mitologico, consegnato al mito perché, senza ombra di dubbio, è colui che a un certo punto si trova all'inizio della Seconda Guerra Mondiale a opporsi da solo, unico baluardo, all'avanzata che sembra arrembante e inarrestabile delle armate di Hitler e all'affermazione inevitabile del nazismo in Europa. È l'unico in quel momento, e quel momento è il momento che va dal maggio 1940 in fondo fino a buona parte del 41, è l'unico a opporsi a quanto sembra storicamente ineluttabile. Questo lo ha fatto entrare nel mito, lo ha consegnato alla simpatia popolare, la sua convinzione, la sua tenacia, la sua forza anche nei momenti più bui nel credere incrollabilmente alla vittoria contro la barbarie nazista, lo rende già di per sé un personaggio che merita di stare tra i massimi rappresentanti umani sulla scena della storia. Però vedete che quando si consegna un personaggio al mito, poi sfugge talvolta la sua di dimensione reale, che lo renderebbe ancora più grande. Quindi quello che ho pensato di fare è di rivedere alcune tappe del percorso di vita di Churchill, mettendo in luce come forse la storia, la contestualizzazione storica, l'analisi dei documenti lo rende ancora più grande di quanto viene, di quanto grande è la sua figura e la sua statura, se inserita nel mito e quindi in un certo senso inserita in un contesto quasi divino, quasi sacro.
Per cui Churchill è l'uomo che senza paura, senza dubbi, senza pensieri contrari, ha un uomo di ferro, una statua di ferro che si è opposto alle tendenze che abbiamo portato il mondo forse da un'altra parte rispetto a dove oggi. E senza dubbio il mondo senza Churchill oggi sarebbe da un'altra parte, senza il suo ruolo storico in quel momento storico. Per cui l'intitolare questo incontro con voi, Winston Churchill tra mito e realtà, mi consente di percorrere la sua figura e concentrarmi poi su quattro aspetti in cui si gioca tra mito e storia, quanto è entrato nella, come dire, nell'immaginario collettivo, perché mito è anche questo, e quanto invece, conferma, ci è offerto dalla documentazione storica anche più recente, perché vi dico, negli ultimi 4-5 anni vi sono stati, anzi diciamo tra il 17 e il 20, sono usciti quantomeno due libri, uno di Anthony McCartan, che si intitola L'ora più buia, ed è da cui è stato tratto il famoso film, poi il film che ha avuto un enorme successo poco tempo dopo, e una biografia monumentale, enorme, di Andrew Roberts, edita nel 2020, che hanno aggiunto qualcosa in più, qualcosa di nuovo, che hanno, come dire, riconsiderato una serie di documenti i quali non erano noti, o comunque a cui soprattutto Gilbert, che è il biografo ufficiale di Churchill, a cui aveva dato un certo conto, magari anche per avvalorare una certa immagine del personaggio. È noto che quando poi si studia un personaggio un po' ci si innamora anche, quando è un personaggio positivo, o se non lo è magari si tende ad attenuare certe responsabilità storiche. Gilbert, che ha scritto il più bel libro, la più bella opera biografica su Churchill, alcuni aspetti, forse perché non aveva la documentazione sotto mano, forse perché non rientravano nel disegno che voleva offrire dell'uomo, li ha sottovalutati. È chiaro che tutto questo non lo dico perché voglio confutare l'idea di un Churchill grande, un grande uomo, ma nella storia, non un grande uomo nel mito, perché i grandi uomini nel mito diventano dei, e noi vogliamo avere a che fare con gli uomini, anche perché ci serve poi non fare l'analisi del mito, ma fare l'analisi della storia. La storia, guardate, come dice Croce, anche la storia più antica che rimonta nella notte dei tempi, è storia contemporanea, perché comunque approfondimento storico è funzionale a risolvere problemi dell'oggi o affrontare meglio, a capire meglio problemi dell'oggi. Quindi consegnare al mito certe volte vuol dire depotenziare l'analisi storica e ridurre le possibilità di fruire al meglio del contributo che la storia ci dà, cioè la possibilità di comprendere meglio l'oggi e di avere delle soluzioni, perché non è solo un lavoro antiquario, o non è tale, è assolutamente costruttivo in funzione di poi delle soluzioni migliori e del avanzamento, del progresso dell'uomo, se ci si crede, che c'è qualcuno che non ci crede, peraltro. Allora, entriamo nel vivo, perché il tempo è quello che è. Innanzitutto, Winston Churchill nasce nel novembre 1874 e vive fino al 1965, quindi una novantina d'anni, che non sono 90 anni casuali. Si passa in mezzo a due guerre mondiali. Il mondo in cui Churchill nasce è ancora quello dell'impero marittimo britannico che domina, ancora quello della regina Vittoria, e quello ancora in cui si è appena conclusa, o comunque è stata portata a termine l'assoggettamento dell'India, per cui è anche imperatrice delle Indie. E finisce invece nel 1965, in un contesto in cui sono le canzoni dei Beatles, in cui il mondo è un mondo che andava a cavallo, comincia ad andare in aereo, e tra poco andrà sulla Luna, a poco tempo di distanza andrà sulla Luna. È impensabile quando Churchill, il momento della nascita di Churchill nel 1874, l'uomo
potesse andare sulla Luna, e meno di un secolo dopo questo capita. Questo perché il tempo, nell'età più ci si approssima a noi, possiamo dire così, comincia a correre. Mentre certamente se andiamo a 20 secoli fa tutto sembra molto più lento, ma voi guardate cosa è successo negli ultimi 30 anni, cioè 30-40 anni fa Facebook, WhatsApp, Internet era qualcosa che sembrava veramente appartenere alla dimensione della fantasia. Vi dico questo perché Churchill è uomo del suo tempo. Cosa vuol dire uomo del suo tempo? Cioè, e comunque ha un DNA di pensiero, di cultura, di impostazioni politiche che appartengono alla visione imperiale del suo paese, cioè al momento in cui, nel momento in cui la Gran Bretagna è l'impero marittimo per eccellenza, come dire, domina il mondo, nel senso che ha il controllo dei commerci e delle rotte marittime grazie a una politica che è coltivata con coerenza da secoli, ma anche il controllo del continente, dell'Europa, attraverso la politica della balance of power, dell'equilibrio di potenza, equilibrio delle forze, nel senso che l'ambizione inglese è sempre quella, non avere nel continente una potenza che domina, a creare un bilanciamento di forze. In questo senso, vi dico in modo molto chiaro, la nascita come stati unitari dell'Italia nel 1861 e della Germania nel 1871 va proprio a corroborare un'impostazione di questo tipo, perché Italia e Germania nascono nell'ottica del depotenziamento perseguito con coerenza da Disraeli, da Gladstone, cioè, quindi dai leader dei partiti anche opposti e più importanti in quel paese, della Francia da un lato e dell'impero d'Austria dall'altro. Cioè Italia e Germania come stati unitari e non come insieme di staterelli sotto il controllo di altri paesi servono a mantenere in funzione questa balance of power, questo equilibrio di forze, che è la migliore garanzia della supremazia inglese, non solo sull'Europa ma anche sul mondo. Considerando che l'impero marittimo britannico si estende evidentemente a tutto il mondo. Non abbiamo ancora gli Stati Uniti che compaiono sulla scena, compariranno con la prima guerra mondiale, come si sa. Non abbiamo ancora potenze come la Cina o la stessa India, che è sotto il controllo inglese, che giocano un ruolo. Abbiamo un equilibrio di forze, e Churchill nasce in un contesto di questo tipo, si forma in un contesto di questo tipo, per cui quando si è, a proposito di realtà storica e di mito, si è detto, ma Churchill dice alcune cose, assume degli atteggiamenti incomprensibili, irricevibili alla luce dell'oggi, e lo fa nella prima parte della sua carriera, di cui tra poco diremo, e forse rischiamo di dire qualcosa che appunto, se non contestualizzato dal punto di vista storico, ci fuorvia circa il pensiero dell'uomo da questo punto di vista, perché certamente ci si vanterà ancora nel 1955, quando finisce la sua carriera politica, perché si dimette da primo ministro, il suo secondo giro da primo ministro, al 51, al 55, si vanterà che nessun paese dell'impero ha acquisito, nessun popolo che fa parte del Commonwealth dell'impero britannico, ha acquisito l'indipendenza sotto i suoi periodi di governo. Si vanterà di questo. E in varie occasioni, qualche anno prima, dirà, ma insomma, l'uomo bianco ha una funzione di civilizzazione, ha una funzione di, come dire, didattica rispetto agli altri popoli, sembrerà avvalorare un razzismo bianco. Allora, gente, bisogna intendersi, tutto questo non si comprende se non lo si cala nel momento di formazione culturale di Churchill, e non lo si cala un'ottica tale per cui tutti i politici, tutti i componenti dell'elite politica del suo tempo, cioè della parte finale dell'Ottocento, condividono questo DNA. Per cui se noi volessimo sussumere in una parola, in due parole anzi, un motto, le idee politiche di Churchill, i fondamenti politici di Churchill, sarebbe questo: libertas et imperium.
Cioè l'idea, naturalmente, che gli ideali di libertà, gli ideali democratici, il parlamentarismo, di cui gli inglesi sono maestri fin dai tempi di Locke, anzi, fin dai tempi della Magna Charta, si debba sposare con una funzione pedagogica, possiamo dire così, didattica di questo popolo che insegna agli altri popoli e si pone in una logica verticale rispetto a questi popoli perché sta sopra nel Commonwealth, cioè nella comunità degli stati che sono legati all'impero e nell'impero, ma anche una logica orizzontale, perché è una logica per cui ciascuno di questi popoli si connette all'altro e si trasferiscono quelle idee che vengono diffuse dall'altro, vengono insegnate in questo senso dalla madre patria, possiamo dire così. Ma tutta questa funzione pedagogica, didattica, possiamo dire, è possibile nel contesto dell'impero, per cui nessun uomo politico del tempo di Cecile che cresce come persona, ma anche come appartenenza politica, alla fine dell'Ottocento, sia liberale sia conservatore, cioè i due partiti importanti, Whigs e Tories dell'epoca, nessuno la pensa in modo diverso da questo. Per cui non dobbiamo dire ma qui Churchill è retrivo, è un uomo del suo tempo, che poi lotti contro l'indipendenza dell'India, che combatta e sia contrario all'indipendenza dell'Irlanda. E sono dati di fatto, ma che si leggono in modo corretto se si inseriscono all'interno di questa visione. Vi ho detto tutto questo perché è indispensabile che si colga, se no Churchill diventa l'uomo del progresso avanzato, che vede oltre i propri occhiali o i propri occhi. No, Churchill è l'uomo del suo tempo. Nasce, vi ho detto, nel 1874, e qui io mi devo correggere, e quindi in un certo senso mi rammarico di questo fatto, per un errore di stampa e di controllo, per un entusiasmo mio. Diamo la colpa a chi ce l'ha. Ho scritto che la Woodstock in cui nasce Churchill nel 1874 è la stessa del Festival di 100 anni dopo, per segnare quanto sono cambiate le cose. In realtà non è la stessa, perché la Woodstock del Festival, il famoso Festival di musica, è negli Stati Uniti. Si chiama Woodstock, ma non è in Inghilterra. Mi hanno scritto, qualcuno anche neanche troppo garbati, dandomi dell'ignorante nella storia della musica, nell'individuare gli aspetti geografici, sarà tutto vero, ma è stato un attacco di incontrollato di entusiasmo per un'ipotesi di questo tipo che poi non è, che è sfuggita all'editor, che non è stata controllata da me, e quindi io me ne dolgo, nel senso che peto veniam per questo, però questo non incide sul resto dell'opera, voglio dire, nel senso che è un dato meramente marginale rispetto all'analisi che poi svolgo. È bene dirlo, però, perché se qualcuno di voi si trova questo libro, si trova a pagina 14 un'osservazione di questo tipo e dice caspita, pagina 14 mi dice questo, che esatto non è, cosa dice dopo? Vi assicuro che le cose che sono dette dopo non si prestano a dubbi di questo tipo. Ora, Churchill, quando nel maggio del 1940 assume il premierato, diventa primo ministro in Inghilterra, primo ministro di Sua Maestà Giorgio, re Giorgio VI, ha una lunga carriera alle spalle e non è giovane, ha già 65 anni. Cioè gli è successo sostanzialmente di tutto. La vita è più breve o comunque i politici arrivano tardi a certi incarichi. No, in Inghilterra non si arrivava tanto tardi, è uno dei più anziani. Certo, abbiamo il regno della regina Vittoria che dura più di 60 anni, abbiamo re Edoardo VII, che sale al trono un po' come Carlo oggi dovesse salire al trono, già sostanzialmente anziano, ma i primi ministri inglesi non sono mai troppo anziani e non hanno il pedigree che ha Churchill, perché Churchill ha fatto di tutto prima e ha ricoperto tutte le cariche
che potevano essere ricoperte all'interno del governo. Vi dico solo questo, ma solo per un inquadramento di carattere diacronico, di carattere storico. Entra in Parlamento a 26 anni nel 1900 per il partito conservatore. Nel 1904 si sposta al partito liberale e nel 24, 20 anni dopo, ritorna ai conservatori, e qui si becca anche un po' le accuse di essere incoerente, di essere un saltimbanco, di saltare da una parte all'altra come gli fa comodo. Entra nel governo come sottosegretario alle colonie nel 1905 e diventa ministro degli interni nel 1910, ma prima nel 1906 era stato ministro del commercio. Quindi vedete che già ancora molto giovane, poco più di 30 anni, riveste cariche di peso. L'occasione però della sua vita, il caso di dirlo, è quando si occupa, dopo il 1911, primo lode dell'ammiragliato, il ministro della Marina in sostanza, si occupa di potenziare la Marina introducendo delle corazzate di tipo nuovo e avendo un carattere molto egocentrico, anche se molto attento all'interesse pubblico, vuole mettere a frutto questo suo impegno, e l'occasione si presenta nel 1915. 1915 abbiamo la campagna dei Dardanelli, cioè il tentativo di forzare lo stretto. Allora, due minuti solo su questo, perché questo è un grande fallimento di Churchill, in cui dimostra di essere un po' ingenuo ancora dal punto di vista politico, a meno di 40 anni, è visto come l'astro nascente in quel momento del Partito Liberale, perché fa parte di quel partito. Allora, era successo questo, che la Prima Guerra Mondiale si era incagliata, possiamo dire così, nel senso che i fronti erano fermi, come si sa, la guerra di Trincea all'inizio del 1915 sembra chiaro che porterà il conflitto bellico a non durare poco, questo a ovest, con la Francia e con la Germania e l'Austria, alleata della Germania. Dall'altra parte ci sono c'è il fronte russo, con la Germania contro la Russia. Allora, per uscire dalle panne, dalla situazione di stasi, Churchill ha un'idea, ed è un'idea assolutamente sua, quella di inviare una flotta verso Istanbul, verso la Turchia. L'impero ottomano è alleato della Germania e dell'Austria, sono i tre imperi alleati contro Francia, Inghilterra e Russia, e non dimentichiamo che nel 24 maggio il 15 è l'Italia a entrare anche in guerra con loro, ma la cosa non muove molto nella prima fase, non sposta i termini della controversia, possiamo dire così, e dello scontro. Churchill ha questa idea, dice: beh, mandiamo una flotta che passi attraverso gli stretti, entri nel Mar di Marmara, si presenti davanti a Istanbul, cannoneggi Costantinopoli, cioè Istanbul, e in questo senso costringa alla resa il governo del sultano, tenuto conto che a Costantinopoli ci sono tutte le fabbriche di armi, ci sono tutte le riserve militari dell'impero. E se noi assistiamo a un colpo durissimo da quel punto di vista, l'impero turco si scioglie, perché già è un gigante di cartapesta, e in conseguenza di questo è possibile attaccare gli imperi centrali da est, risalire da est e prenderli, possiamo dire, alle spalle, in questo modo dare una mano allo zar, che è in difficoltà sul suo fronte. Quindi due piccioni con una fava, diremmo: una botta all'impero, si sconfigge l'impero che sembra lì lì per crollare per questioni interne, e si risale si va verso l'Europa centrale, si prendono alle spalle gli imperi centrali, in specie l'Austria, e intanto si alleggerisce il fronte che più a est vede impegnata la Russia. L'idea sarebbe anche buona, Churchill fa vari errori. Il primo è la sovraesposizione mediatica. Non è cauto, entra, come dire, a piedi uniti e fa sembrare che questa sia un'idea che può risolvere tutto da un momento all'altro.
cede in questo modo in maniera troppo in fretta alle pressioni russe e non si accorge che gli altri capi dei ministeri che hanno competenze sulla guerra, che sono Kitchener e Fischer, uomini che lui conosce bene e non lo amano, stanno facendo, non dico il doppio gioco perché sarebbe troppo, però aderiscono al suo piano con una riserva mentale. In linea di principio sì, ma cominciano ad avanzare piccole critiche sull'organizzazione che poi serviranno a sganciarsi dopo, se le cose dove fossero andate bene sarebbe condiviso il merito, ma se fossero andate male, ecco che lo sganciamento e prendere Churchill come il capro espiatorio di un fallimento sarebbe stato facile. Quindi non è attento a questo. Non mi soffermo sulla campagna che va male, comincia nel febbraio del 15, ed è una campagna impostata soltanto sul lavoro della Marina, Churchill vuole così. Si noti che però nel momento in cui il comandante sul posto Robeck, nominato lo stesso Churchill, dice io non voglio più andare avanti perché perdiamo le corazzate e perdiamo gli uomini, è proprio il momento in cui per ammissione dei consiglieri del sultano, e guarda caso sono tedeschi e sono bravi, è proprio il momento in cui, spingendo ancora per un po', difese turche sarebbero venute meno, sarebbe stato un crollo. Quindi siamo lì liberi per vincere, quello è il punto. A Londra non si accorgono di questo, l'intuizione ce l'ha, Churchill non capisce molto di strategie, di tattiche, però le intuizioni le ha e intuisce che insistendo ancora con una campagna soltanto di bombardamento da parte della flotta, lo sfondamento sarebbe prossimo. A Londra non si accorgono invece di questo e spostano il tiro, nel senso che dicono beh, una campagna fatta soltanto dalla flotta ha senso se è di appoggio a uno sbarco da parte delle truppe di terra, cioè la operazione che era solo condotta dalla Marina e quindi da Churchill gli viene sottratta perché diventa anfibia, cioè viene aggiunto lo sbarco via terra. Qui si procede nell'aprile 24-25 aprile del 15 e si rivela un disastro assoluto, 250.000 morti, alleati, cioè Inghilterra, Francia, truppe tolte al fronte del Occidente in cui ci sono Germania e Francia che combattono. Colpa che viene data a Churchill, il quale viene nel contesto della crisi di governo che segue, gli viene tolto l'incarico e la sua carriera sembra finita, cioè da astro nascente sembrava destinato a fare il premier quanto prima, viene sollevato da tutti gli incarichi e addirittura c'è il sospetto che la crisi di governo sia stata compiuta proprio per farlo fuori. C'è una crisi pilotata in modo tale da escludere lui dal governo. In quel momento Churchill sembra avere concluso la sua carriera, sembra averla conclusa, tant'è vero che gli torna in mente quanto aveva risposto al padre qualche anno prima. Il padre aveva un'avversione per Winston, il padre era Randolph Churchill, cancelliere dello scacchiere, cioè ministro del tesoro nel 1885-86 circa, le cose gli andarono male, la carriera, lui che era l'astro nascente dei Tories, la carriera salta, diventa pazzo, si ammala di cancro, muore. Però prima di fare questo tratta malissimo Winston, lo tratta molto male e gli dà del fallito, o gli dice che è avviato al fallimento, perché Winston da giovane, ma grandi successi non ne ottiene, a scuola non va splendidamente, se non in storia, dove è un mago, diremmo noi oggi, o ha una memoria immensa, recita poesie, interi brani di libri, ma non è bravo nelle materie scientifiche, vorrebbe studiare legge, non, il padre non glielo fa fare, lo avvia a una carriera militare che finirà in nulla perché non è il suo ambito, possiamo dire così.
La risposta che dà al padre, siamo ancora nel 1893, cioè ci l'ha meno di 20 anni, è: guarda, solo se avessi fallito avrei perso ogni opportunità. Così invece il destino è nelle mie mani e posso ricominciare da zero. Cioè, il grande merito di Churchill nella sua carriera a livello di personalità è di riconoscere la caduta, di rimboccarsi le maniche e tornare in auge. Lo fa varie volte nella sua vita. E questo è un momento, perché si arruola nella cavalleria, che è un'arma di terzo ordine, secondo il padre lo insulta, e lui gli risponde così. Risponde: io non sono, proprio perché il fallimento non c'è ancora, io mi rialzo e lo faccio con le mie mani. E quello che farà, perché il capo a pochissimi anni tornerà al governo, sarà ministro degli armamenti poco tempo dopo aver combattuto un po' in Belgio, essersi, come dire, tolto di mezzo e avere respirato un po' d'aria pura, la situazione poi politica cambia e lui torna, finisce la guerra come ministro degli armamenti e fa cose splendide. Dopo la guerra, dopo un momento di difficoltà anche legato alla sua salute, diventa cancelliere dello scacchiere. Lo diventa nel 1924, nel governo Baldwin, e lo sa fino al 29, quando quel governo crollerà. Nel frattempo Churchill è tornato con i conservatori e sarà ministro del tesoro, fa importantissime scelte. Tenete conto che Churchill sarà sempre anti-keynesiano, cioè sarà sempre liberista da questo punto di vista, per cui sarà grande amico di Keynes, ma la sua politica sarà una politica di un intervento dello Stato nell'economia. Quando esce dal governo nel 29, non siamo ancora alla crisi di Wall Street, al crollo dell'economia, manca poco però, è molto contestato il suo periodo di governo come ministro del Tesoro, perché con la reintroduzione del gold standard attua una politica deflazionistica che favorisce la disoccupazione, e se ne esce, ci vuole tempo poi per venirne fuori. All'inizio del 29 si sta venendo fuori da questa situazione critica, ma poi c'è la crisi di Wall Street e il crollo dell'economia di tutto il mondo. Nel 29 Churchill è per la seconda volta fuori dalla scena politica inglese, ha finito la sua carriera, sembra averla finita. Lo soffre moltissimo questo, perché non poteva dare un contributo per uno egocentrico come lui, per uno che si incavola e si arrabbia, che vuole essere al centro del pubblico dibattito, che non la manda mai a dire, ma che ha un sincero senso di interesse pubblico. Per uno come lui questo è un esilio in patria, potremmo dire durissimo, durissimo, in cui soffre molto. Rientrerà solamente con l'inizio della Seconda Guerra Mondiale, col settembre del 39. Ma qui entriamo nella seconda parte del nostro incontro, possiamo dire così. Ci vorrebbe molto tempo, ma cercherò di fare il sintetico, cosa che non mi riesce mai. Quattro punti, quattro momenti in cui questo discorso del mito di Churchill tra mito e storia possono essere messi a punto. Allora, primo punto, atteggiamento di Churchill verso il nazismo. Allora, perché vedete, il mito si oppone a Hitler, però vediamo da dove nasce, quali sono le circostanze storiche. Allora, Churchill ha un grande merito, è uno dei pochi politici in Europa che legge il secondo volume del Mein Kampf nella traduzione inglese, che era piuttosto rabberciata, perché il tedesco non è che non lo conosca, ma dice una cosa molto semplice, dice: io questa lingua terribile, io non, questa lingua bestiale, invece splendida, se mi consentite, non la imparerò mai, a meno che il Kaiser non occupi Londra, cosa che pensa impossibile. Quindi non imparerà mai bene il tedesco, a differenza del francese, che invece per lui sarà una lingua splendida, e la Francia sarà la sua seconda patria anche dopo la fine della sua carriera politica. Ora, legge il Mein Kampf, legge il secondo volume del Mein Kampf, un libro che solamente dopo il 33 qualcuno in Germania legge, e nessuno delle cancellerie, dei ministri degli esteri, dei governanti dell'Europa del tempo
si sporcano le mani nel farlo. Churchill è uno storico, è un grandissimo storico. Sappiamo che vincerà il premio Nobel, ci sarà assegnato il premio Nobel per la letteratura all'inizio degli anni 50, per le sue opere storiografiche, anche per i discorsi, per gli splendidi discorsi a difesa dei valori di libertà e di democrazia, legge il Mein Kampf e si spaventa. Perché che cosa vede? Vede due cose. Legge, intravede due cose. Primo, l'idea l'idea per cui la razza è l'elemento distintivo, è quello che, come dire, è quello che l'elemento che segna una linea politica aggressiva, una linea di cancellazione dei popoli che evidentemente non appartengono a quella razza. E quindi, poiché un conoscitore del Medio Oriente, è stato ministro per il Medio Oriente e ha contribuito a crearne nel bene o nel male l'assetto dopo la prima guerra mondiale, ha ben a cuore la questione ebraica e sa, è anche una certa stima, possiamo dire, per gli ebrei e per l'idea di una national home, di un focolare, di un'entità. Poi, cioè, naturalmente dice, se poi questo non dovesse avvenire senza arrecare pregiudizio ai palestinesi, ma sarebbe molto meglio, questa è una cosa che dice chiaramente, ma su questo non ci possiamo fermare. Vi dico solo che nel 1932, fine agosto del 32, mentre gira il mondo, si trova a Monaco con la moglie, che sarà un sostegno essenziale nella sua vita, perché Churchill, va detto, soffre di crisi depressive, piange spesso, ha molti momenti di dubbio. E capita che il responsabile delle relazioni esterne del partito nazista, che è un personaggio che Churchill conosce, gli voglia combinare un incontro con Hitler. Churchill dice va bene, Hitler invece dice ma io veramente non ho nulla da dire a Churchill, non mi interessa. Churchill però non ha peli sulla lingua e quindi ha questo intermediario, dice senti, puoi dire qualcosa tu al tuo capo, chiedigli questo, perché è tanto violento con gli ebrei? Dov'è la ragionevolezza di schierarsi contro un uomo soltanto a motivo della sua nascita? Come può un uomo modificare le proprie origini? Diglielo. E ovviamente verrà detto a Hitler che, come sai, è un collerico, andrà su tutte le furie, farà una delle sue sfuriate con torrenziali ore di insulti, possiamo dire così, tanto che quando poi Churchill nel 39-40 diventerà premier, commento di Hitler sarà più o meno questo. Ma gli inglesi danno le chiavi della loro democrazia a questa macchietta, a questo pagliaccio? Così dirà Hitler. Quindi tra i due buon sangue non ne corre mai. E Churchill ha il merito di non volere neanche rapporti con i gerarchi. A differenza di alcuni esponenti del suo stesso partito, di cui diremo, gli appeasers, quelli che cercano l'appeasement, cioè un accordo con Hitler, i quali andranno a fare visita a Hitler negli anni 30. Si pensi a Lord Halifax, che sarà ministro degli esteri nel governo di Churchill, almeno per una prima fase, e che conosce bene Hitler, ci va. Ragazzi, ma tenete conto che nell'establishment inglese degli anni 30, tra i nobili, tra anche esponenti di punta del partito conservatore, il partito di Churchill, il nemico numero uno è l'Unione Sovietica di Stalin, è il comunismo di Stalin, mentre Hitler viene visto come un potenziale alleato contro l'URSS. C'è questa idea di fondo, il nemico mortale sta nel comunismo e non è Hitler, perché con Hitler si può trattare in nome proprio dell'anticomunismo. E c'è quindi questa idea che il nemico da combattere sia Stalin e non sia Hitler, cosa che invece Churchill non penserà mai.
anche quando i suoi rapporti con Stalin diventeranno difficili, non lo penserà mai. Per tutti gli anni 30, cioè c'è il merito, quindi non sporcarsi mai le mani, di fare discorsi pubblici in cui mette in guardia dal atteggiamento di Hitler, perché l'altro punto che ha rinvenuto nel Mein Kampf è la descrizione delle aggressioni della linea di politica estera volta a destrutturare gli accordi di pace di Versailles, quelli successivi alla prima guerra mondiale, con un disegno chiaro. Ragazzi, se si legge il Mein Kampf, c'è il disegno chiaro nel secondo volume, in specie nel secondo volume, dei passaggi, delle tappe, quindi l'occupazione della Renania, perché lì ci sono le risorse minerali e il carbone. Poi l'Austria con l'Anschluss, poi la questione dei Sudeti, cioè della minoranza tedesca in Cecoslovacchia, poi la Polonia. Tenete conto che Stalin a un certo punto si allea con Hitler. Abbiamo il patto Molotov-Ribbentrop nel 1939, nell'agosto del 39, che prelude all'invasione della Polonia, che sarà di qualche giorno dopo, e la invadono in due. C'è chi la invade da una parte e chi la invade dall'altra. Quindi, certo non c'è scritto di questo accordo nel Mein Kampf, ma il disegno di aggressione e conquista dell'Europa dell'Est è un disegno che... Churchill legge chiaramente, che questo è il secondo motivo di avversione mortale verso Hitler, perché in questo modo Hitler vuole affermarsi come padrone del continente e rompere quell'equilibrio di forze che invece gli inglesi perseguono, e che è la garanzia del loro predominio mondiale come impero marittimo. Se c'è una potenza sul continente che domina, è chiaro che questa andrà poi a contestare, a competere sul mare con gli inglesi, i quali invece non vogliono competitors. Ed è molto coerente in questo, perché ragazzi, dice, intanto mi sfugge perché è come se parlassi ai miei studenti, perché i suoi discorsi sono molto forti e lo insultano per questo. Dopo gli accordi, dico solo questo, dopo gli accordi di Monaco del settembre del 38, tutti in Parlamento esaltano Neville Chamberlain perché ha salvato la pace, l'uomo della bombetta, dell'ombrello, scende dall'aereo, sventola il fazzoletto, e dire abbiamo raggiunto la pace. Secondo Churchill invece... Churchill dirà, potevamo scegliere tra il disonore e guerra, abbiamo scelto il disonore e avremo la guerra. Perché in Parlamento nell'ottobre del 38 farà un discorso durissimo, durissimo, in cui dirà che in questo modo l'Inghilterra si prostra alla Germania, si sottomette a lei, e che la Germania non ha esaurito così il suo appetito. Tutt'altro, perché in capo a pochi mesi dice, vedrete che la Cechia e la Slovacchia di oggi saranno aggredite comunque, abbiamo semplicemente spostato il tutto di qualche mese. Nel marzo-aprile del 39 succederà proprio quello, cioè ci ha visto veramente giusto da tutti i punti di vista, e non per nulla poi dopo l'invasione della Polonia torna a essere ministro della Marina, e soprattutto nella primavera del 40, quando la Germania riprende la guerra, perché si ricorderà che tra il settembre del 39, cioè l'invasione della Polonia, e l'aprile del 40 c'è la Drôle de Guerre, c'è la guerra finta, c'è un'attesa. Hitler già nel novembre del 39 vorrebbe attaccare la Francia, ma i suoi generali, i sessantenni, perché i cinquantenni invece mordono il freno, quelli più di impostazione prussiana, possiamo dire, invece frenano. L'aggressione ai paesi, alla Danimarca e alla Norvegia sarà dell'aprile del 40, l'aggressione alla Francia sarà del maggio. E a maggio, di fronte all'aggressione della Francia e l'incapacità inglese di difendere la Norvegia, il governo di Chamberlain crollerà e Churchill diventerà primo ministro. E a quel punto ci saranno, tra l'altro, nei giorni prima, le immagini nelle strade dei cartelli tipo What Price Churchill? Quanto costa avere Churchill come primo ministro?
quanto dobbiamo pagare per avere Churchill finalmente come primo ministro. Ecco, in quel momento Churchill è l'uomo giusto al posto giusto. Dire l'uomo della provvidenza fa venire in mente personaggi meno famosi e che ci stanno meno simpatici forse, però è effettivamente l'unico che può guidare un governo di unità nazionale, è l'unico che può farsi carico di questo per la coerenza che ha dimostrato in tutti gli anni 30 e lo stimolo a invitare i suggerimenti al riarmo, vedere nella Germania il nemico di tutta l'impostazione ideale e politica della Gran Bretagna. Si ricorderà peraltro il discorso di Churchill del 13 maggio del 40, cioè il discorso in cui chiede la fiducia alla Camera dei Comuni. Si ricorderà questo discorso perché è uno dei più famosi, se ci pensiamo, no? E Churchill, ispirandosi al discorso di Garibaldi, il famoso discorso del luglio del 49, perché se ne sta andando da Roma, cade la Repubblica Romana, va verso San Marino, fugge, e vi ricordate il famoso discorso per cui dice: non ho altro da offrire se non fame e sete, marce forzate, battaglie e morte. Beh, Churchill, che è un conoscitore attentissimo della storia, e su Garibaldi voleva scrivere un libro, una biografia, si ricorda di questo, si ricorda gli studi che aveva fatto da ragazzo sulla retorica, avendo preparato un'opera che poi però non mi sembra sia pubblicata, si intitola L'impalcatura della retorica, The Scaffolding of the Rhetoric, imposta questo discorso rimasto storico, certo chiedendo dei sacrifici immensi ai suoi concittadini, perché dice: non ho nulla da offrire se non sangue, fatica, lacrime e sudore. Ma non è solo questo. Vediamo tutto questo in riferimento alla situazione di oggi. Si chiedono dei sacrifici, ma davanti al mugugno certamente dei parlamentari che fronte a questa cosa storcono il naso, perché disegnare uno scenario fosco non basta per convincerli, bisogna indicare anche la condotta politica e l'obiettivo finale. Cioè Churchill cosa dice? Dal punto di vista della condotta politica: la mia risposta è fare la guerra per mare, terra, aria, con tutto il nostro potere e la forza che Dio ci può dare. Fare la guerra contro una mostruosa e criminale tirannia. E poi l'obiettivo finale, un discorso di 7 minuti, ragazzi, un discorso estremamente veramente rapido, ma perché vuole essere icastico, non vuole dare il tempo di pensare, cioè vuole convincere, vuole suscitare un entusiasmo, ma non che si pensi al perché di questa adesione. Ed è una tecnica retorica. Qual è l'obiettivo? Vittoria, vittoria a ogni costo, vittoria a dispetto del terrore. Per quanto lungo e impervio possa essere il cammino, perché senza vittoria non c'è sopravvivenza. Sette minuti di discorso. Guardate che sono tutti freddi con lui. Camera dei Comuni, Camera dei Lordi, sono quasi pentiti di averlo chiamato a fare il premier di un governo di unità nazionale. Ma il giorno dopo, sui giornali, campeggia una vignetta che vi voglio fare vedere, di David Lowe. Adesso vediamo se riesco a farvela vedere, che è un po' l'immagine. No, non posso farvela vedere perché con Zoom non si riesce a fare. È un po' l'immagine, si vede però Churchill con le maniche, che si tira su le maniche, con tutto il popolo dietro, e sotto c'è scritto: all behind you, Winston, tutti dietro di te, siamo tutti con te, Winston. E ormai riesco a farvela vedere qui, ecco. Che magari si riesce. Guarda, questa è la famosa vignetta che campeggia sui giornali con David Lowe, è scritta dal famoso vignettista David Lowe per i giorni che seguono, in cui si rimbocca le maniche, sì, come prima di un lavoro duro, ma anche prima di una gigantesca scazzottata, seguito poi da tanti suoi cloni, e con questo all behind you. Questo è il primo punto, quindi il mito della versione viscerale, mito o dato di fatto, di Churchill per il nazismo è fondato.
Secondo punto. Sappiamo, e qui cerco di andare un po' più rapido, sappiamo che i grandi meriti di Churchill sono l'evacuazione di Dunkerque, 330.000 uomini che vengono reimbarcati perché la Germania ha una potenza di fuoco enorme, un esercito straordinario, bisogna dirlo, la Wehrmacht è fortissima, come si sa in un mese e mezzo, poco più, annienta la Francia, e si tratta di salvare le truppe inglesi e anche un po' di quelle francesi, perché il problema in Inghilterra è che le difese aeree sono buone, tutto sommato, ma senza esercito di terra sarebbe difficile difendersi di fronte a una prevedibile invasione da parte di terra. Ora, sappiamo che quello sbarco che va dal 27-28 maggio al 4 giugno è un miracolo, nel senso che l'Inghilterra vince non tanto grazie alla copertura aerea, si tratta di fare passare le truppe da un lato all'altro, da una costa all'altra della Manica, da una parte all'altra della Manica, ma vince con le scialuppe, vince con le barche a vela. Fa un appello Churchill a tutti perché ciascuno dia un contributo in questo senso, e allora si riempie il canale anche di barche private per salvare tutti. Il tutto riesce, certamente poi Churchill dirà non è che si vince non si vincono le guerre con le evacuazioni, certo, però il fatto di avere salvato le truppe di terra è un buon viatico per quello che avverrà, cioè la prevedibile tentativo di invasione da parte di Hitler, che ci sta pensando. Qual è il problema del mito della realtà in questo senso? E abbiamo dei documenti nuovi. È il fatto che Churchill, senza nessuna esitazione, mai, si sia opposto a qualsiasi abboccamento, qualsiasi apertura di trattativa per un eventuale armistizio con i nazisti. Cosa che volevano invece Chamberlain e Halifax, che erano nel gabinetto di guerra. Halifax era il ministro degli esteri, Chamberlain era il presidente del partito conservatore, quindi ex primo ministro, ma uno molto stimato. E si dice non ha mai avuto nessun dubbio in questo senso. Vi posso dire che così non è, perché tra il 25 e il 27 maggio noi abbiamo una serie di documenti che non è facile leggere, il cui senso è un po' ambiguo, da cui emerge però, vi dico il succo, che Churchill avesse addirittura dato mandato ad Halifax di intavolare una trattativa con Hitler, passando attraverso l'ambasciatore italiano a Londra, Bastianini, doveva fare un po' da tramite. E tutto sommato l'idea era quella di cedere un po' dal punto di vista delle colonie, coinvolgere, come dire, l'Italia in tutto questo, anche come forza che ancora non era scesa in guerra, anche se sarebbe scesa in guerra dopo pochi giorni, in un momento in cui la Francia non ha ancora perso, in un momento in cui le difese aeree in Inghilterra sono intatte e in un momento in cui si può salvare una parte dell'esercito che sta per essere chiuso in una morsa, o potrebbe essere. Ora, noi dai documenti, anche dalle verbalizzazioni dei gabinetti di guerra, degli incontri, abbiamo una parte che manca e che invece compare in alcuni appunti di chi aveva preso parte a quei consigli, in cui addirittura Churchill dice di essere felice di discutere questa chance per uscire dalla disastrosa situazione in atto. Dice, ma sì, a costo di cedere qualcosa, Malta, qualche colonia dell'Africa, e anche se ciò avesse comportato assicurare a Hitler il pieno controllo sull'Europa centrale, sempre meglio che vedere distrutta la nostra isola. In questo senso va incontro a quanto vorrebbe l'uomo della strada. L'uomo della strada, il padre di cinque figli, non è certo favorevole a una guerra che sembra prendere le pieghe di una spremuta di sangue, potremmo dire così. E quindi sembra accettare in qualche modo un accordo di pace. E
purché tutto rimanga sott'acqua, autorizza quel vertice che vi ho detto di Londra il 25 maggio tra Lord Halifax e Bastianini, per intavolare delle trattative con il Inter, avendo Mussolini nella veste di intermediario. E dopo questo incontro Churchill autorizza formalmente Halifax, come ci scrive peraltro Anthony McCarthy nell'ora più buia, autorizza formalmente Halifax a scrivere un memorandum per Bastianini per mettere a fuoco le condizioni di pace che potessero coinvolgere allo stesso tempo Inghilterra e Francia. Il commento di McCarthy è chiaro: concessioni di non poco conto per essere fatte da una persona che non avrebbe mai considerato seriamente l'ipotesi di trattative di pace. E probabilmente in quel momento Churchill non sta pensando al se intavolare, ma al quando. Perché a differenza di Halifax dice: beh, non subito, forse sarebbe meglio farlo dopo che abbiamo dato prova di resistenza a un'invasione, perché avremo un potere contrattuale maggiore di quello di ora. Se le cose stanno così, allora il mito, ecco, del comportamento di acciaio di Churchill, che mai pensa di intraprendere una trattativa con Hitler, viene meno. Però c'è anche da pensare che noi dobbiamo pensare a Churchill come Hitler, no? Hitler è l'immagine del leader alieno da dubbi, che quindi deve essere, in cui trionfa l'io come guida del popolo che lo illumina. Churchill dice sempre noi, perché ha sempre l'idea della tradizione, della cultura inglese, degli ideali che porta, e quindi i leader sono espressione del popolo, non sono separati dal popolo, non sono personaggi che lo illuminano. E quindi ha dei dubbi, e il suo grande ruolo, non è il suo grande merito, non è di non avere avuto certezze ferme, granitiche, è quello di aver fatto la sintesi. E fare la sintesi, che è la grande cosa che deve fare un leader, che cosa significa, cosa implica? Fare la sintesi vuol dire aspettare magari quel minimo tempo che serve per avere idee chiare. E fare la sintesi avviene il 28 maggio, avviene subito dopo che Churchill ha detto ad Halifax, e sembra aver fatto il doppio gioco, aver preso tempo per evitare una crisi di governo, si è detto no, ma è un atteggiamento machiavellico, funzionale ad arrivare a un esito opposto. Fatto sta, quindi tutte le tesi sono possibili, che il 28 maggio Churchill in consiglio allargato dei ministri, se non vado errato, pronunzia delle parole lo stesso giorno in cui il Belgio ha chiesto l'armistizio, e le condizioni sono durissime, e ci dà conto di questo. Sentite che cosa dice e che cosa viene riportato come verbalizzazione di quello che dice. In questi giorni ho pensato a fondo se tra i miei doveri ci fosse quello di intavolare trattative con quell'uomo, cioè con Hitler. Ma pensare che cercando di concludere la pace adesso otterremmo dalla Germania condizioni migliori di quelle che strapperemo se continuassimo a combattere è irrealistico, è ozioso, dice. I tedeschi pretenderebbero la nostra flotta, chiamando la richiesta di disarmo, le nostre basi navali e molto altro. Diventeremmo uno stato schiavo con un governo britannico che sarebbe un burattino di Hitler, affidato a Mosley. Mosley era il capo del partito, fascista inglese, o a qualcuno del genere. E infine a che cosa saremmo ridotti? Andremo avanti, lotteremo fino alla fine, qui o altrove. Se la lunga storia della nostra isola dovesse concludersi, ciò accada solo dopo che ciascuno di noi sia stramazzato a terra nel suo sangue. Non cederemo. Questa è la sintesi. Da questo momento Churchill non cambia più idea. E poi vincerà, come sappiamo, la battaglia in Inghilterra, che è una reale sconfitta di Hitler. È una reale sconfitta di Hitler. È una sconfitta vera di Hitler. Hitler penserà di invadere, sappiamo, la operazione Leone Marino, che esigerà prima il controllo dei cieli. I tedeschi, nel mio piccolo volume, lo spiego in modo più ampio, non riusciranno mai a acquistare il controllo dei cieli, e spiego il perché. Quindi l'invasione sarà rinviata in settembre, nel mese di settembre sarà rinviata a data da destinarsi a una sconfitta per Hitler, perché Hitler vuole
in mente di aggredire l'Unione Sovietica nella primavera del 41, poi lo farà in giugno per colpa nostra, nella primavera del 41, ma sarà appunto in giugno, dopo aver regolato i conti con gli inglesi, non tanto nel senso di averli annientati, quanto nel senso di avere risolto le questioni belliche, nel senso di un riconoscimento del predominio tedesco in Europa, compresa l'Europa dell'Est, e poi di un controllo inglese sui mari. Ma l'idea di Hitler è quella che ci sia lei contro l'Unione Sovietica, sempre questa idea in fondo conforme a quello che vorrebbero fare i conservatori inglesi, quelli più retrivi, quelli che vedono, come vi ho detto, nel comunismo il nemico da battere e non invece nel nazismo. È già un'ora di incontro e ho altre due cose da dirvi che mi sembrano piuttosto interessanti, ma su queste sarò iperrapido, cerco di essere, perché rientra sempre il discorso di mito e di realtà. Il mito dell'invasione della Normandia. Churchill, fautore, artefice? Assolutamente no. Churchill è durissimamente contro e pervicacemente contro l'ipotesi di aprire il secondo fronte, che vuole, come invece vuole Stalin, nella Francia del Nord. La sua idea è aprire un fronte invece nell'Africa del Nord, e lo otterrà, come si sa, nel 42-43, aprirlo nell'Africa del Nord per poi aggredire il ventre molle dell'alleanza, cioè dell'asse, che ci piaccia o no è, secondo lui, l'Italia. Toto ne ha, ci sarà l'invasione luglio del 43 della Sicilia, che porterà peraltro al crollo del fascismo, e l'idea sarebbe quella poi di andare rapidamente verso nord, a raggiungere la pianura padana, cioè raggiungere il Po, e da lì con due braccia salire dal Brennero verso l'Austria e la Germania e andare verso est, cioè passare dalla Slovenia di oggi, quindi passare da Lubiana per andare verso Budapest. Che cosa c'è dietro? Dovremmo fare un'altra conferenza. C'è un'idea molto chiara. Churchill ha in mente l'assetto postbellico e dice: non possiamo lasciare l'Europa orientale a Stalin, perché se così fosse si realizzerebbe la previsione geopolitica peggiore, che è quella di un consigliere suo, il più grande geopolitico dell'inizio del XX secolo, che si chiama Mackinder. Mackinder dice una cosa molto semplice: il mondo è diviso in tre masse geopolitiche e in conseguenza della tecnologia, delle ferrovie, il perno, il cosiddetto Heartland, il cuore della terra, è secondo lui la Russia, lo scrive all'inizio del secolo, è all'inizio del XX secolo, è la Russia. Le altre parti sono l'Europa centrale, diciamo quella con la Germania, con la Francia, e l'Europa dell'Est, tutte insieme, e poi c'è una mezzaluna che è quella dell'Inghilterra, degli Stati Uniti e del Giappone, che fa da terza massa. Quello che Mackinder dice è: non fate in modo che la Russia si impossessi dell'Europa orientale e della Germania, perché se no è in grado di esprimere un land power, un potere per via di terra, in grado di contrapporsi al sea power, al potere sul mare, al potere navale dell'Inghilterra. Perché? Perché avrebbe le risorse per costruire la flotta, avrebbe delle risorse tali che la spingerebbero poi anche dove? Verso il canale di Suez, verso l'India, verso il Medio Oriente, verso tutte le zone controllate appunto dal Sea Power, cioè dagli inglesi. Cioè ci è terrorizzato da questa cosa, perché vede che in effetti Stalin sta già occupando l'Europa dell'Est, e Stalin lo dirà in modo chiaro. Stalin dirà... Anzi, mi piacerebbe anche leggervi proprio che cosa dice Stalin, e adesso ve lo trovo, perché è una manifestazione di realismo politico molto, molto chiara. Stalin dirà questo: questa guerra non è come le altre del passato. Chi occupa un territorio vi impone anche il suo sistema sociale, cioè politico. Tutti in
tutti impongono il loro sistema fino a che il loro esercito ha la forza di farlo, non può essere altrimenti. E in questo è sostenuto da Roosevelt, è sostenuto da Roosevelt, il quale dopo un po' di luna di miele con Churchill e aver detto sì, Germany first, innanzitutto bisogna sconfiggere la Germania, poiché non vuole impegnarsi poi più di tanto, vorrebbe chiudere in fretta, è d'accordo con Stalin nell'aprire un fronte nella Francia del Nord, è d'accordo con Stalin sul fatto anche che l'impero britannico è un residuo del passato, va tolto di mezzo, e che l'assetto post-bellico deve incardinarsi su quattro realtà. USA, URSS, India, Cina. Questo è l'atteggiamento del Dipartimento di Stato, cioè del Ministero degli Esteri di Washington, e la politica di Roosevelt dal 43 in poi, anzi dal 42 forse in poi. Certo, essenziale per vincere la guerra Roosevelt con la legge affitti e prestiti, con l'entrata in guerra, con i soldati statunitensi che arrivano innanzitutto nell'Africa del Nord per combattere Rommel, è essenziale a questo punto di vista, è essenziale per l'invasione dell'Italia, ma a un certo punto dice io ho bisogno di chiudere perché ho la guerra con il Giappone che non è finita e queste risorse sono tolte, quelle impegnate per l'Europa, alla chiusura della guerra dall'altra parte. Per cui Roosevelt costruisce un canale privilegiato con Stalin e Churchill se ne accorge e che cosa fa? Vola a Mosca nella famosa conferenza di Mosca del 44 in cui abbiamo il patto delle percentuali, che è vista come uno peggiori atti di machiavellismo politico compiuto da Churchill, quando invece un atto di machiavellismo politico non è, perché a quel punto, quando vede che l'offensiva anglo-americana in Italia batte il passo, che una possibile fronte verso est, cioè andare verso l'Europa orientale, beh, questo non è più possibile, si precipita a Mosca e stipula quel famoso patto con le percentuali 70, 50, 80, in base al quale ormai perdute la Bulgaria e la Romania, cerca, il suo obiettivo è quello, sottrarre la Grecia all'influenza comunista. Ci sarà una guerra civile in Grecia dopo dal 46 al 49, se non erro, tra le forze fedeli alla monarchia e le forze comuniste. L'Unione Sovietica non finanzierà neanche di, come dire, oggi diremo neanche di un euro o neanche di un rublo, sarebbe il caso di dire, quelle forze, in omaggio a questo patto. Poi si rinvia la conferenza di Yalta del febbraio del 45, la decisione sulla sorta di altri tre paesi, cioè la Polonia, la Jugoslavia e l'Ungheria, che però poi quando si arriverà a Yalta nel febbraio del 45 saranno stati già conquistati dall'Armata Rossa e ancora in quel momento le truppe anglo-americane batteranno il passo, perché in Italia nel febbraio del 45 ancora non avranno sistemato i conti con Kesselring e con i tedeschi. Per cui che cosa vede Churchill? Vede già da politico, quindi non è evidentemente uno che combatte sul campo e si limita a vincere quella battaglia o quella guerra, lui sta guardando oltre, sta guardando l'assetto post-bellico e sta vedendo già un'Europa divisa in due, anzi un'Unione Sovietica padrona dell'Europa e la liquidazione dell'impero britannico. Teniamo conto anche di questo fatto. Roosevelt appartiene alla tradizione democratica di Wilson, quindi all'idea dell'autodeterminazione dei popoli, quindi all'idea che gli imperi sono forme di oppressione che devono essere dissolti. La linea è Wilson, Roosevelt, Obama, se vogliamo, perché poi la linea segue. È una linea con delle idee molto belle, molto avanzate, che però sono disposte a cedere il passo, questo è il senso non di Obama ma di Roosevelt, all'Unione Sovietica, cioè sono disposte a ammettere che l'occupazione da parte dell'Unione Sovietica dell'Europa orientale è un dato di fatto, al limite per la Polonia si può sancire con delle libere, tra virgolette, elezioni,
per salvare la faccia, ma l'Oriente, l'Europa orientale ormai è persa. E che gli inglesi si devono occupare del loro impero cadente, che andrà a smembrarsi, e quindi in Europa tutto sommato sarà l'Unione Sovietica a dire che cosa fare, sia per quanto riguarda i paesi da sottomettere e da tenere nella propria sfera di influenza, non così, per evitare che si ripeta un'altra aggressione dalla parte della Germania come quella del 41. Non è che Stalin voglia tenersi i paesi dell'Europa orientale sotto il giogo per una... Certo, la politica zarista aveva tentato di farlo, è tutto vero. Però il suo terrore è quello di una aggressione da parte della Germania come era stata quella del giugno del 41. E avere un materasso dei paesi che fanno da cuscinetto a tutto questo è funzionale a una maggiore protezione dell'Unione Sovietica. Quindi non è un disegno per pellegrino, ha un suo senso. Certo, è molto forte perché Stalin fa breccia nelle masse popolari, mentre l'impero zarista no, quindi è ancora più forte come idea di fondo. Ma Churchill è terrorizzato da questo perché vede che cosa? Il controllo dell'Europa dell'Est come rampa di lancio per la conquista della Germania. E non è neanche tanto torto, perché in effetti la Germania sarà spezzata in due, la Germania Est andrà sotto il controllo sovietico. Quindi le paure che hanno ingenerato in lui le opere e i consigli di Mackinder certamente giocano un ruolo. Cioè l'idea che l'Unione Sovietica si impossessi della Germania e in questo modo diventi la controforza essenziale, quindi l'avversario, il competitor degli inglesi anche per il controllo dei mari. Te che la visione di Churchill è sempre imperiale e quindi rischia un po' di essere fuori dal tempo, ma non è colpa sua, si è formato così. Tanto è vero che alla fine della Prima Guerra Mondiale, ricorda questo fatto, lo smembramento dell'impero austro-ungarico aveva portato a creare proprio una serie di stati cuscinetto tra l'Unione Sovietica ormai e gli altri paesi, proprio alleati dell'Inghilterra e della Francia, perché la Polonia era alleata, la Cecoslovacchia anche, alleati della Francia e dell'Inghilterra per ammortizzare l'Unione Sovietica, perché Mackinder aveva detto non fare in modo che quei paesi siano conquistati dall'Unione Sovietica, perché poi arriva anche in Germania e monopolizza l'Europa in funzione anti-britannica. Questa è geopolitica, oltre che storia. Quindi la sua idea, che poi alla fine sarà un'idea che non ha successo, è quella di impedire a Stalin la conquista dell'Europa orientale, e quindi lo sbarco in Normandia viene rinviato il più possibile, lui spera che non serva, spera che l'invasione dell'Italia e poi salire da lì verso est e verso nord basti. E quindi si opporrà, dirà, ma no, troppi morti, troppi rischi. Poi certo, lealmente appoggerà il tutto e offrirà anche il suo comandante migliore, cioè quel Montgomery, che anche se formalmente sarà Eisenhower a comandare lo sbarco, il coordinatore, chi ha sistemato tutto, l'organizzazione logistica perfetta, perché Montgomery è ossessionato, ha questa ossessione dell'organizzazione perfetta, e se non ho tre volte le truppe che mi servono, se non organizzo tutto tot tempo prima, non faccio niente. Beh, grazie a lui poi lo sbarco andrà benissimo. E quindi Churchill avrà torto quando dirà ma questa è un'avventura che rischia di finire male, secondo me non finisce bene, perché finirà bene invece, ma non sarà mai la sua vittoria, non sarà sempre un'avventura voluta dagli Stati Uniti e dall'Unione Sovietica, che un po' per fortuna, un po' per contingenze è andata bene. Ma non avrà invece torto su un altro aspetto, possiamo dire così, cioè che la guerra non finirà subito. Quindi, dopo lo sbarco in Normandia dell'agosto 44, la guerra andrà avanti ancora a lungo, e che questo avrebbe favorito degli scenari geopolitici non confacenti per nulla gli interessi britannici.
E chiudo, non ne possiamo più di scevola, però vedete che qui il mito di un Churchill sostenitore, artefice, fautore dello sbarco in Normandia ha i suoi limiti. L'idea di Churchill era un'altra, perché da politico guardava al dopo. Il dopo? Churchill nel luglio del 45 subisce una clamorosa sconfitta elettorale. E qualcuno grida all'irriconoscere l'ingratitudine dei patrioti nei suoi confronti. Dopo aver vinto le prime elezioni, se non erro, dal 39, libere, vedono la vittoria, neanche piuttosto netta, di Clement Attlee, che è nel suo governo ed è il capo del partito laburista. E gli inglesi si liberano di Churchill. Questo avviene, pensate, quando è in corso ancora l'ultima delle famose conferenze di pace, la conferenza di Potsdam. E quindi viene appreso in realtà sia da Churchill che da Attlee, proprio mentre sono lì, mentre sono a questa conferenza. E Churchill però nella grandezza politica, non mitica, storica, di uomo cosa dirà? Ma gli inglesi sono stanchi, gli inglesi vogliono pace, gli inglesi vogliono voltare pagina, bisogna comprenderli. E non dirà, gli ingrati, io che ho visto, non farà insomma come Scipione l'africano dopo Zama, dopo aver sconfitto Annibale, con Catone che lo incrimina e che gli fa la guerra, diciamo così, siete degli ingrati, me ne vado via, mi ritiro dalla scena. Accetterà, farà il leader dell'opposizione, tornerà al potere nel 51 e lo terrà ancora fino al 55, data del suo definitivo abbandono della politica, anche per questioni di salute, che sta sempre peggio, sempre più anziano, sta sempre peggio, ha avuto vari ictus, uno tra l'altro dopo la visita di De Gasperi, cui si era clamorosamente ripreso nel giro di pochissimo tempo. Ma quello che voglio dirvi, il mito cesserebbe qui, finisce Churchill con la fine della guerra, l'uomo giusto al posto giusto e poi basta. Ma non è vero, perché l'assetto postbellico è disegnato da Churchill perlomeno tre punti di vista, forse sono anche quattro, però io mi limito. Primo, l'idea della cortina di ferro. Allora, Morto Roosevelt nel 45 gli succede, diventa presidente degli Stati Uniti, il suo vice Henry Truman, che è molto più vicino all'idea di Churchill da questo punto di vista, e quindi di una special partnership tra Inghilterra e Stati Uniti. Churchill, da leader dell'opposizione, tiene una lezione, un discorso famoso a Fulton nel marzo del 46, 5 marzo del 46, e vi leggo cosa dice. Da Stettino nel Baltico, a Trieste nel Adriatico, una cortina di ferro è scesa in tutto il continente. Una cortina di ferro. Ecco il concetto che compare. Dietro quella linea si trovano tutte le capitali degli antichi stati dell'Europa centrale e orientale. Tutte le popolazioni intorno a loro si trovano in quella che io devo chiamare la sfera di influenza sovietica. Quindi ecco che i due blocchi, i due poli si formano. I due blocchi e quello è il terreno della guerra fredda. In America Truman inaugura la dottrina del contenimento, il containment, cioè fare tutto ciò che è possibile per contenere la espansione dell'Unione Sovietica. Peraltro, va detto, Churchill già nel 1945 aveva pensato a dei piani per bloccare i sovietici se fossero andati oltre la Germania Est, un piano che poi viene bocciato dagli Stati Uniti. In realtà l'operazione unthinkable, impensabile che i sovietici vadano oltre la Germania Est, ma Churchill aveva preparato un piano per fermarli. Poi è un piano che gli americani con Roosevelt non vorranno attuare in nessun modo, non considereranno. Gli Stati Uniti vorranno col piano Morgenthau distruggere, pastorizzare la Germania, e Churchill dirà non lo fate perché la riduzione della Germania a potenza pastorale, portando tutte le risorse minerarie della Germania in Unione Sovietica, va nella direzione di Mackinder, di quello che abbiamo detto prima, quindi sarà contro e sarà uno di quelli che vorranno non smembrare totalmente la Germania. Il 19 settembre del 1946 poi
fa una proposta che il Times definisce oltraggiosa. Il Times scrive, Churchill ha detto una cosa, lo dice agli studenti dell'Università di Zurigo, sconvolgente. E che cosa dirà? Lancerà l'idea degli Stati Uniti d'Europa. Perché? Perché l'idea della special partnership tra Inghilterra e Stati Uniti taglia fuori dall'Europa, riduce un po' l'Europa a espressione geografica. E allora, per recuperare un ruolo per l'Europa, tutto sommato, lui che aveva la teoria dei tre cerchi, cioè il Commonwealth, il cerchio più ampio, l'alleanza con gli Stati Uniti, il secondo cerchio, e poi il rapporto tra Inghilterra e Europa, il terzo cerchio, dice ma cerchiamo di ridare un ruolo all'Europa e lancia l'idea degli Stati Uniti d'Europa con queste parole. Voi dite, ma dov'è oltraggioso, scandaloso? È che è un'idea imperniata sulla partnership franco-tedesca, cioè su una alleanza tra Francia e Germania, che è impensabile visto quello che è appena successo, ma vista tutta la storia. E dice questo: vietato rimuginare sul passato covando propositi di vendetta, perché è ora di condividere il nostro retaggio comune, ricreando la famiglia dei popoli europei nella giustizia, nella compassione e nella libertà. Non accenna alla fede, non accenna alla religione, perché Churchill non è credente, tutto sommato, anche se in altre occasioni al comune fondamento cristiano aveva alluso. Però vedete, basta pensare al passato, basta farsi la guerra da questo punto di vista, basta covare propositi di vendetta. Dobbiamo creare una casa comune in Europa. Sembra impossibile promuovere l'alleanza tra i due popoli, cui contrapposizione ha portato a due guerre mondiali, ma Churchill ci mette il quid pluris, dice no, ma scusate, c'è qualcosa di più. Non solo voi dite che è assurdo fare questo, sì, ma assumiamo noi l'egida. La Gran Bretagna non entra negli Stati Uniti d'Europa, fa da garante, sta sopra, perché non è certo il ruolo dell'Inghilterra di Boris Johnson, sta sopra e, come dire, si occupa di assicurare il funzionamento di un progetto di questo tipo. Questo porterà alla nascita del Consiglio d'Europa nel 49 e innesca il processo di unificazione dell'Europa, la comunità europea, l'Unione Europea, che è quello che noi sappiamo essersi, sappiamo com'è finita. La Gran Bretagna in questo modo, per assumere il ruolo di alto patrono di un'operazione di questo tipo, rinuncia alla balance of power, perché riconosce che in Europa ci sarebbe un asse franco-tedesca e quindi ci sarebbe una leadership forte, ma pur di favorire, far rientrare l'Europa in questo discorso e di fare assumere alla Gran Bretagna il ruolo di regista, è disposto a questo. Ma ancora, Stalin muore. Nel 1953 muore, ci sono dei capi nuovi in Unione Sovietica, il maccartismo un po' si attenua, quindi la polemica anticomunista in America un po' si attenua, ma ancora è forte. E Churchill ha un'altra idea rivoluzionaria, un incontro a tre, da fare nel 1954 o nel 1955 con i capi con Eisenhower, che è presidente degli Stati Uniti, e con i nuovi capi dell'Unione Sovietica. Lo prendono per matto, ma negli anni 60, con Giovanni XXIII, con Kennedy, con Khrushchev, la distensione sarà proprio, come dire, avrà come padre e come colui che l'ha intuita per primo, Churchill. Vedete che queste cose appartengono al mito, appartengono alla storia, forse non si sanno neanche. E Churchill resta il mito del signore che fa V durante la Seconda Guerra Mondiale. Ma a lui, e con questo chiudo, dobbiamo anche il processo di Norimberga. L'idea forse è di Roosevelt, però Churchill è quello che litiga con Stalin, quello di portare avanti. E Churchill incarica un pubblico ministero del processo di Norimberga, l'inglese David Fife, di scrivere la CEDU, la Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Internazionali. E la CEDU oggi è, vuol dire, la carta fondamentale dei diritti nell'Europa unita. In sostanza, che cosa possiamo dire? Che quella che viviamo oggi è la nostra storia perché Winston Churchill ha voluto che fosse la nostra storia.
E quindi vedete che non è un contributo mitico, è un contributo concreto, storico, con dei momenti di difficoltà, con tanti momenti critici, con tanti dubbi, ma la grandezza dell'uomo sta nel fare la sintesi, anche assumendo come necessari questi dubbi e questi momenti di difficoltà. E quindi noi possiamo concludere che rendiamo un servizio migliore a Churchill se non lo confiniamo nel mito, ma lo contestualizziamo nella storia, perché la storia che ha voluto lui è la nostra storia, è quella di oggi. Io vi ringrazio, mi scuso perché abbiamo veramente fatto un incontro lungo, ma vi rendete conto che le cose da dire su un personaggio così sono veramente tante, e vi auguro un buon fine settimana, nonché chiaramente la partecipazione ai bellissimi Venerdì della Cultura che Fondazione Cassamarca svolge da tempo, e anche con l'auspicio, chissà, potrebbe essere che la prossima conferenza che mi vede coinvolto, la prossima magari tra un po' di tempo, sia in presenza e non più via internet. Grazie e grazie per esserci stati, per la pazienza di aver tenuto duro fino a questo momento, e buon fine settimana.